Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo dell'attualità politica anche con riferimento alle imminenti elezioni comunali, soprattutto in Sicilia per quanto ci riguarda, e lo facciamo con Nello Di Pasquale, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera. Nello Di Pasquale è deputato all'Assemblea regionale siciliana del Partito Democratico alla terza legislatura e nella sua attività istituzionale è componente dell'ufficio del Consiglio di Presidenza come deputato questore, poi nelle commissioni legislative permanenti, fa parte della commissione territorio, ambiente e mobilità e anche attività produttive, poi anche verifica poteri tra le altre commissioni istituzionali, perfino quella sulla vigilanza, sulla biblioteca e l'archivio storico. No? Sì, un po' di cose, quindi, nonostante io gli abbia detto all'inizio, fatemi svolgere un ruolo, però poi sempre mi coinvolgono. Appunto, un impegno sì, notevole, perché poi sommando ovviamente le varie attività, i calendari, insomma, diventa un impegno notevole. Allora, partiamo dalle elezioni però, perché intanto c'è una tornata che riguarda anche quasi tutte le regioni italiane, perché 2 settimane prima si voterà nelle regioni a statuto ordinario, ma non ci sono, diciamo, città importantissime, non ci sono metropoli. L'unica città metropolitana, peraltro, l'abbiamo in Sicilia, è Catania. La città più importante fra tutte quelle in cui si vota, complessivamente sono quasi 800 comuni al voto, in Sicilia sono 129, di cui 15 con più di 15.000 abitanti e 4 capoluoghi di provincia, Catania, Siracusa, Trapani e Ragusa. Ragusa è proprio la città in cui ovviamente più immediata, più diretta è anche l'impegno e l'azione politica di Pasquale. Allora, mi permetto, inizio innanzitutto sull'impegno qui nel territorio. Abbiamo anche Modica e abbiamo anche Comiso, non dimentichiamolo, e dove noi stiamo sostenendo i nostri candidati, Ivana Castello e Salvo Luzzo, una competizione non facilissime, ma questo vale anche su Ragusa, per Riccardo Schirinà, non dimentichiamo che non abbiamo la fortuna di avere venti a favore, non abbiamo governi dalle nostre parti, abbiamo però, io dico, la forza delle idee e che poi camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. E questa campagna elettorale si presenta come una campagna elettorale positiva. Io vedo tantissima disponibilità negli incontri, partecipazione. Già Riccardo Schirinà ha aperto la campagna elettorale proprio qualche giorno fa a Marina di Ragusa, dove c'era una piazza pienissima, una grandissima partecipazione. E devo dire che anche negli incontri vedo una città che lo guarda con attenzione, perché secondo me è una città che chiede di cambiare, e quindi io penso che questo cambiamento lui lo possa interpretare. Io dico lo interpreta benissimo, sono convinto che riuscirà a coinvolgere e a convincere anche gli elettori, lo aiuteremo. In quale punto della storia della città, soprattutto anche guardando al trentennio nel quale i sindaci sono stati eletti direttamente, giunge questo passaggio? Abbiamo alle spalle 6 sindaci, nessuno dei quali, tranne Nello Di Pasquale, è stato mai rieletto per il secondo mandato. Abbiamo, diciamo, 3 mandati, possiamo dire 2 mandati di centrosinistra, 2 di centrodestra, più il sindaco dei 5 Stelle e più Cassica, insomma, in qualche modo si è proposto come civico. Adesso a questo punto cos'è? Tornano in campo i partiti, specialmente nella coalizione Schirinà, con la propria voglia di incidere anche nelle autonomie locali? Sì, io penso che la riflessione è corretta, anzi la condivido. Dopo sicuramente 10 anni di civismo, chiamiamolo così, io poi mi permetto di dire che spesso il civismo porta al qualunquismo. Ora Schirinà si presenta con una matrice politica, cioè, io, partendo da lui, io sono un politico, sono uno che ha una coscienza politica, anche una collocazione in un campo politico, non nascondendolo, mentre negli ultimi 10 anni, ma questo non è che è accaduto solo a Ragusa, è accaduto un po' in tanti altri comuni, nel paese, nella regione, nello Stato, quasi quasi non avere una coscienza politica, non avere una esperienza politica rappresentava un valore aggiunto, e oggi secondo me non lo è più, cioè, questa fase è finita. L'opinione pubblica, gli elettori hanno capito che
abbiamo bisogno di politica e abbiamo bisogno di una politica non improvvisata, abbiamo bisogno di una politica consapevole, non superficiale, preparata, perché solamente un politico che è consapevole, che è preparato, può risolvere le questioni del nostro paese. Cioè, il concetto, la politica la può fare chiunque, anche uno che non ha fatto mai politica, sta iniziando a passare, ma del resto per quale motivo? Per fare il giornalista. Cioè, uno deve studiare, deve lavorare, deve fare la gavetta, così qualsiasi altro lavoro, il chirurgo, il carpentiere, il muratore, anche questo, anche i lavori che possono sembrare più semplici, la differenza poi la fa chi ha l'esperienza. E invece la politica no, là dove deve esserci la gestione della cosa pubblica, la può fare chiunque, anche chi non ha un minimo di cultura amministrativa e politica. Per restare su questo tema, a Ragusa abbiamo quattro candidati. Per un attimo tralasciamo Sergio Firrincelli, al quale accenneremo dopo, che si colloca nel centro-sinistra, e teniamo presenti gli altri tre solo per una considerazione che brevemente voglio fare. Allora, attingendo a dei concetti che i tre candidati hanno espresso, secondo Cultrera, sarebbe un vantaggio avere un'amministrazione, possibilmente anche una maggioranza, omogenea rispetto a quella che governa sia la regione che lo Stato. Secondo Cassì, è bene non avere nessun rapporto con i partiti e non avere partiti dentro di nessun tipo. E invece, secondo Skrina, appunto, abbiamo parlato anche di questo, è importante il ruolo dei partiti, ma non è affatto un limite. E potrebbe perfino essere un fatto positivo che invece non ci sia omogeneità di schieramento rispetto a chi governa già la regione e lo Stato. Qual è la verità fra queste tre cose? Cioè, la verità è un parolone, cioè, qual è il mio pensiero? Ovviamente il mio pensiero è quello della politica, cioè che è necessario, così come dice Skinina, che ci sia, che un sindaco, in particolar modo un sindaco di un comune capoluogo, cioè il sindaco di Ragusa, deve interagire con la politica e deve sapere interagire. Per interagire con la politica, cioè, Cassì ha avuto i suoi. Oggi Cassì dice che non vuole collegamenti, ma Cassì è stato un uomo vicinissimo al presidente della regione Musumeci, cioè, questo noi non lo dobbiamo dimenticare. Penso che non l'abbia utilizzato bene questa amicizia nei 5 anni. Lui l'ha detto più volte, lui è un uomo di destra, è un indipendente di destra. Poi ritengo che lui abbia fatto questa forzatura a tal punto di non volere neanche il simbolo di Fratelli d'Italia, perché aveva un accordo politico con una parte delle esponenti che si trovano nella sinistra, nel centro-sinistra. E quindi, per mantenere questo accordo politico con alcune porzioni del Consiglio Comunale che erano in opposizione a lui, in contrapposizione alla campagna elettorale, lui ha mantenuto, è stato lineare in questo, ma lui era legato con le mani e con i piedi a Musumeci e al presidente della regione, quindi lui ha avuto un collegamento forte. Quello che dice Cultrera è una cosa che viene detta generalmente in campagna elettorale, perché si trova allineato negli altri componenti, sì. Poi noi, siccome siamo in altri livelli istituzionali, noi siamo a Roma e siamo a Palermo, faremo scintille. Purtroppo non è sempre così, perché lo vediamo noi a Palermo, dove hanno il governo nazionale e stiamo galleggiando, se non stiamo morendo, ma l'abbiamo visto anche con Cassì, che era collegato con il presidente della regione a doppio mandato e con figure autorevoli della maggioranza. E abbiamo perso la Camera di Commercio, l'aeroporto è finito come è finito, l'ospedale, dopo che l'abbiamo aperto durante il periodo Crocetta, ogni giorno perde posizione. Cioè, è un ruolo questa città di difesa. Non l'ha svolto, dico, tranne le mie posizioni, dall'opposizione sono stato molto solitario. Mi è mancato il sindaco.
A proposito dei gruppi in qualche modo riconducibili anche sul piano così civico-culturale alla sinistra, no? Questo accordo è per esempio con il gruppo di Ragusa Prossima, un fatto sì. nuovo, no? Mentre per esempio con Partecipiamo però c'era già stato prima, anche quando c'era Fratelli d'Italia nella coalizione del 2018. Partecipiamo con tutti i governi, l'importante è che gli garantiscono un posto, poi lui... No, il riferimento di Partecipiamo poi va bene dall'estrema destra all'estrema sinistra, è importante entrare in giunta. E invece è una sorpresa, o comunque non so a quanto tempo fa risalisse, al di là del momento in cui è divenuta pubblica questa, diciamo, alleanza con Ragusa Prossima. Ma no, io questo non, sinceramente non è stata una sorpresa, perché da dopo le elezioni questo rapporto forte con Cassicci è stato, cioè hanno fatto una scelta nonostante che gli elettori li avevano mandati all'opposizione e loro sono stati sempre filogovernativi, cioè, e quindi io me lo aspettavo che poi alla fine finivano tra le braccia di Cassì, e secondo me è il motivo perché Cassì ha rinunciato a Fratelli d'Italia, almeno al simbolo e almeno in quella fase, e a tal punto che poi il centrodestra si è arrabbiato e ha costruito un'alternativa, e devo dire un'alternativa autorevole, quella là di Cultrena. È una coalizione che ripropone la presenza degli stessi partiti che ci sono sia a livello regionale che nazionale, ma tranne, e siamo in Sicilia, la DC nuova di Cuffaro. Sì, no, però partecipa anche, cioè, cioè forse non mettere insieme, però a Modica... No, dico, non è a sostegno, no, dico, a Ragusa non è a sostegno di Cultrera. Lo è forse non con... Ah sì, no, non è a sostegno di Cultrera, è a sostegno di Cassì. Sì, sì. Come perché, mai? Ma questo non lo so, lì quello che è successo non lo so. Penso che Abate, che è il rappresentante provinciale, abbia fatto una scelta, l'abbia fatta all'inizio, abbia fatto questa scelta di Cassì. Secondo me Abate lo fa... ne approfitta, anzi, che il centrodestra ancora non si era collocato, proprio per dare una copertura, per mettergli il cappello, proprio questa, il termine mi pare quello più appropriato, proprio per dare questo imprimatum a Cassì, mettendogli questo cappello. E il centrodestra, che non si lascia condizionare da questo, poi fa un suo percorso, fa un percorso diverso. Sì, è vero, c'è questa Modica. Mentre a Comiso, per esempio, comune ancora più piccolo, e quindi dove magari i partiti hanno più difficoltà ad essere comunque presenti anche con le proprie insegne, ci sarà a sostegno perché di Maria Rita Schembri. Abate, l'onorevole Abate, di fatto, ecco, prova a fare un investimento su Cassì. Cioè, la verità è questo, prova a fare un investimento su Cassì e sulla città. Intanto a Modica ha investito su se stesso e i partiti di centrodestra sono scomparsi, perché non ci sono nel lagone elettorale con la loro identità e con il loro nome. Cioè il primo partito italiano, Fratelli d'Italia, sì. Il primo partito siciliano, Fratelli d'Italia, almeno cioè, secondo i voti sì. dell'ARS, poi si può ovviamente discutere, a Modica non fa una lista, non è presente, non partecipa alla competizione elettorale. Sì, sì, no, anche questa è una cosa strana per i partiti nazionali. Cioè, dico, è sempre quella la ricerca di nascondere il simbolo per poter fregare gli elettori. C'è una ricerca sempre a fregare gli elettori. Vediamo come li possiamo fregare. Se noi nascondiamo il simbolo, possibilmente ci vota qualcuno in più. È sempre un atteggiamento che lo ritengo schifoso. Nella vita bisogna mettergli la faccia sempre, io sono questo, io ho deciso di fare questo, mettergli la faccia. Invece ecco, cercare di nascondere i simboli serve proprio a questo, cercare di fregare gli elettori. Il Partito Democratico a Ragusa, abbiamo detto, sostiene in coalizione con altri soggetti politici, civici e partitici la candidatura di Schininà. Sì. Ma non è con il Movimento 5 Stelle, con Sinistra Italiana, che hanno espresso un altro candidato, sì. appunto Sergio Fetrincieri, al quale facevamo poc'anzi riferimento, mentre a Modica questa coalizione è unita. Sì. Perché? Ma ogni realtà è inutile alla sua storia. Secondo me non ci sono state, non hanno capito la bontà del progetto. Cioè, i fatti mi daranno, solamente i fatti, ecco, il giorno 28, quando andremo a votare,
Infatti ci daranno torto o ragione. Se arriveranno i consensi, avremo ragione. Se non arriveranno, avremo torto. Io penso che la candidatura di Schirinà rispetto alla candidatura di Friggeri non c'è paragone. Cioè, e sono convinto che i numeri mi daranno ragione. Ma tanto è vero che intorno a Schirinà, cioè, si sono formate non le due, le tre liste a sostegno che pensavamo all'inizio. Domani presenteranno cinque liste, non cinque simbolini, perché tanto mettono i simboli, no, liste, cinque liste e cinque liste fatte veramente bene, cinque liste che rappresentano davvero un territorio ampio. Io sono convinto che i fatti ci daranno ragione. Il numero alto di liste ovviamente presuppone un approccio anche ottimistico, di grande impegno, di grande anche Chi si pretesa, candida? però la legge con lo sbarramento al 5% poi rischia di punire Mancherebbe. anche queste pretese, no? Io sono convinto che corrono tutte per superare il 5%. Ci rivedremo qui, poi lei me lo ricorderà. Cose che ci siamo detti. Io sono convinto che il candidato Schirinà rispetto al candidato Friggeri prenderà molti, molti voti in più e quindi che era il candidato che dovevamo sostenere tutti. E che poi le liste supereranno, secondo me, quasi tutte il 5%, corrono per superarle tutte e saranno liste importanti. E infatti io sono convinto che quella di Schirinà non è una testimonianza. Cioè, Schirinà corre per fare il sindaco veramente, per vincere questa elezione. E penso che può vincere anche al primo turno. Ecco, io stavo per chiedere, ci sarà un candidato che vincerà al primo turno? Cioè, Io penso, se dovesse esserci, sarà Schirinà. A siamo. sorpresa, perché la città lo sta iniziando ad ascoltare. Se, era partita con tanti pregiudizi. Era partita un pregiudizio, sì, ma è troppo giovane, e poi ha iniziato a capire che però ha anche i contenuti. Ma non solo, io quando mi sono candidato, questa città, un giovane a 37 anni Certo. l'ha votato ed ero io, cioè, e non se n'è pentita in questo Certo, senso magari per avessimo l'età. molti più giovani impegnati in prima Quindi, linea. perfetto, quindi anche questo lo sta iniziando a superare, e poi non solo, lo sta iniziando a vedere come uno che ha le idee chiare per poter fare il sindaco. E poi non dimentichiamo che significa vincere Schirinà, significa creare, portarsi anche una coalizione, e dove si porta il deputato? E dove si porta un deputato che è Nello Di Pasquale, che questa città la conosce bene, e sono in condizione, mi permetto di dirlo con un pizzico di presunzione, di poter dargli un contributo serio, reale. Il tipo di dibattito elettorale che si sta svolgendo a Ragusa è tale per cui, in caso per esempio di ballottaggio, sia un discorso perfettamente praticabile quello di recuperare quell'alleanza che non è stata possibile al primo turno con l'altro pezzo di centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle? Guardi, io penso sempre che la politica è l'arte del compromesso possibile, ovviamente. Maggior ragione quelle che sono le forze politiche che poi si trovano in una bene o male area, che hanno più idee possibili, più idee simili rispetto ad altro. Io comunque ogni turno è una sua partita. Quindi, ma noi corriamo per vincere al primo turno, proprio per non mettere in difficoltà nessuno, quindi ci impegneremo al massimo e chiediamo l'aiuto agli elettori, proprio un appello al voto utile, cioè al voto che determina la vittoria, cioè, meno disperdiamo il voto, meglio A proposito, ecco, è. di queste due opzioni elettorali nel mondo del centro-sinistra, soprattutto anche alla luce delle fasi storiche recenti con la coalizione tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che c'era stata appunto con il governo Conte 2, perché il Movimento 5 Stelle è la prima volta che in qualche modo non esclude alleanze dove ritiene si allea, mentre in precedenza andava sempre da solo, no? E a Ragusa da solo e senza alcuna alleanza nel 2013 fece eleggere il proprio sindaco Piccitto e nel 2018 vide il proprio candidato arrivare primo al primo turno.
arrivò anche primo di Cassì, poi però perse il ballottaggio con Cassì. Ora, nella fisiologia delle elezioni dirette del sindaco e del consiglio comunale, è vero che tutti sappiamo che il profilo e la qualità personale del candidato sindaco è molto importante, ma certo c'è anche un po' il suo progetto, la sua coalizione che incidono. Tutto questo per dire, anche rispetto alla premessa che ho fatto sul Movimento 5 Stelle, cioè i numeri che ha avuto nelle due occasioni precedenti il Movimento 5 Stelle, ci sono ancora, nel senso che può farvi affidamento oppure no? Ma le ultime elezioni hanno detto di no, cioè, le ultime elezioni, i dati nazionali, delle competizioni nazionali, delle competizioni regionali, nostre siciliane, delle altre regioni, di altri enti locali, in altri comuni importanti, parlano di una forza politica che cioè, non è quella più del 30%, del 35%, una volta anche il 40%, ma che si attesta a numeri molto molto più bassi. Quindi questo calo l'abbiamo registrato, si è registrato in tutta Italia, anche nella nostra Sicilia. Io penso che rispetto alle scorse amministrative avranno un ulteriore calo. A Modica non c'è partita, secondo i sostenitori, come dire, di quella che è stata l'amministrazione Abate, con la quale Monisteri si pone in piena continuità e che in qualche modo è la candidata, che è come se appunto portasse avanti, diciamo, il suo lavoro. La sensazione a Modica di molti, devo dire, è che quasi non ci sia partita. Poi magari i risultati smentiranno tutto. Ma io dico, bisogna aspettare gli elettori, almeno bisogna avere la pazienza di ascoltare gli elettori. Ci sono sicuramente due modelli diversi di amministrare, di pensare la città, che a confronto. Poi dopodiché sai i modicani decidere. Cioè, però i modicani possono scegliere. Cioè, il problema è quando non si può scegliere. I modicani possono scegliere. Da una parte hanno un modello che conoscono, che hanno visto, da una parte stiamo presentando un altro modello con una donna, anche se lei in gamba, conosciuta, con una grande coalizione, che ha un modello completamente diverso della gestione della città. Se i modicani sono contenti di quel tipo di gestione, ne prendiamo atto, però chi non è contento ha la possibilità di poter dire c'è la possibilità di cambiare, e la possibilità si chiama Ivana Castello. Ovvio. Ieri a Ragusa c'è stata Ellis Line, cioè nell'ambito anche di un tour velocissimo tra la commemorazione per l'uccisione di Pio La Torre e Portella della Ginestra, e quindi tre tappe elettorali a Ragusa, Siracusa e Catania. Com'è andata? Che spirito c'era? Anche perché a Ragusa, cioè, il Partito Democratico di Ragusa si spese fortemente, lo stesso sì, di Pasquale, per la elezione di sì, Bonaccini. Sì, vabbè, ma questa è stata la competizione delle primarie. Poi finita, per fortuna, finito la competizione delle primarie, il giorno dopo lo stesso Bonaccini con la segretaria trovarono un accordo, una sintesi, e oggi il partito è unito, dove ci sono le due posizioni, una segretaria e l'altro presidente, ma non solo, la condivisione della segreteria. Quindi per fortuna non c'è stato nessuno strascico. Io mi permetto di dire, la sera stessa, quando lei è stata eletta, avevo fatto un post in questa direzione, però, perché poi alla fine quello che a noi interessa è l'unità. Ma io devo dire che per primo a me, cioè, ho visto tante scelte diverse, non, il suo linguaggio non mi preoccupa, né mi preoccupa né mi mette in difficoltà assolutamente. Cioè, io l'ho ascoltata in diverse occasioni, la prima intervista lei la rilasciò da Fazio qualche tempo fa, e sinceramente mi aspettavo, ero prevenuto, lo ammetto, ero prevenuto, mi sono dovuto rimangiare invece tutto, perché allora fece quell'intervento, ci ho condiviso tutto. Quindi lei è venuta, ha trovato tante persone, ma deve essere la nostra segretaria, ha trovato tante persone, una grandissima partecipazione, nonostante l'orario, ma non è questo, ha dovuto fare un grandissimo sacrificio, perché da Palermo è venuta per farsi toccate e fuga a Catania, Siracusa e Ragusa, per poi ritornare di nuovo a Palermo. Però l'ha voluto fare, a me questo ha fatto particolarmente piacere.
perché gliel'avevamo chiesto e lo ha fatto. Sì, è giovane, è dinamica. Io peraltro giovane, dinamica. Personalmente anche nell'ambito della mia attività giornalistica mi è capitato di conoscerla quando non la conosceva nessuno, appena eletta deputata europea nel 2014. Fu una grande sorpresa, ma quando allora c'erano le cinque super capolista, insomma, scelte da Renzi nell'anno dell'Exploit del 40,08%, lei sconosciutissima, meno che trentenne, si candidò e prese 60.000 preferenze, ma raccolte uno a uno, cioè facendo un porta a porta impegnativo. Poi allora lei era vicina a Pippo Civati con la formazione possibile, uscirono insieme poi dal Partito Democratico in polemica con la conduzione renziana e poi ha fatto l'esperienza con grande successo elettorale nell'Emilia Romagna con una coalizione civica, no? A sostegno di Bonaccini, poi fu la vicepresidente e quindi poi questa corsa alle primarie che insomma ha avuto l'esito esterno che sappiamo. Ma cambia pelle il Partito Democratico quindi? No, cambia pelle così il Partito Democratico? No, secondo me non cambia pelle, perché c'è anche il linguaggio di Bonaccini, cioè non è che era poi così diverso. E io ho sentito le cose sulla nostra partecipazione purtroppo a questa guerra brutta in Ucraina, no? Le cose che sentivo dire da Bonaccini le sento dire da lei. Cioè, sui diritti, la stessa cosa. Cioè, non è che chi sosteneva Bonaccini era per una visione diversa per l'Ucraina, una visione diversa per i diritti, una visione diversa per il sociale. Assolutamente. Cioè, le questioni di fondo, identiche. Erano due modelli diverse. Io a lei non la conoscevo, sinceramente non era mai capitato e devo dire che poi che fa scelte diverse, ma io tutto questo cambiamento di pelle non lo sto vedendo, cioè, assolutamente, cioè, vedo la freschezza e la voglia di scommettersi di una segretaria, di una giovane segretaria, ci sta. Ci sta bene, ma i fatti gli hanno dato ragione sia al congresso, ma gli danno ragione anche con i sondaggi. Oggi il Partito Democratico è a 7 punti, insomma, era arrivato anche a molto di più, no? Nel distacco da Fratelli d'Italia, almeno secondo i sondaggi che continuamente vengono fatti. I numeri in politica, cioè, significa che lei ha ragione. E alla regione invece... Dopo c'è un movimento incredibile, un'effervescenza, ma è che non ve ne accorgete? Questo è il governo Schifani che fa? C'è un'effervescenza impressionante, proprio in tutti i sensi e da tutti i lati, proprio ogni giorno un'iniziativa, un cantiere, una visione. No, sto scherzando. È chiaro, questo è chiaro. È chiaro anche a chiunque ci segua, voglio dire, quindi non c'è bisogno di precisarlo. Io spero, ma dico, lo sapevamo, questo governo è in continuità al governo precedente, cioè, su questo non ci sono dubbi. Cioè, io spero che non mi facciano rimpiangere a Musumeci il governo di Musumeci. Certo. Spero veramente. I giudizi su Musumeci sono stati durissimi nel tempo. Io spero in questo. Non vedo segnali di cambiamento importanti, specialmente ancora, capisco che sono iniziati 5 mesi, 6 mesi, ancora pochi mesi, ma non vedo segnali ancora di cambiamento per quanto riguarda in particolar modo la sanità, cioè è proprio la cosa che rappresenta, cioè questi anni, ultimi 5 anni hanno visto la sanità nostra andare più... abbandonare la sanità pubblica. Ora dal 1° maggio non è stato rinnovato il contratto ai medici di pronto soccorso. C'è un abbandono. Sono contratti a tempo determinato, ma c'è già una situazione disastrosa, esplosiva nei pronto soccorso. Ma io non so quante volte queste cose le ho dette in aula, le dico, le continuo a dire. Cioè, infatti mi fermo su questo, cioè, dicendo che proprio non vedo i segnali, ancora non vedo i segnali. E anche presto, ma loro in continuità sono. Però segnali non ne vedo, dal punto di vista per la sanità pubblica non ne vedo. E il territorio mi auguro che recuperino i danni che hanno fatto,
aeroporto di Comiso, camera di commercio. Ora dell'aeroporto ne parliamo perché anche una breve notazione quindi, è importante. Cioè io dico, io vedo un governo al momento assente sui grandi temi. Eppure a differenza di Musumeci comunque ha una maggioranza abbastanza chiara. Sì, no? Ma non c'entra la maggioranza, ma non è che dico, sono arrivati in Parlamento e i cattivi dell'opposizione, noi siamo pronti anche a votarli, io glieli voto le cose, se portano cose buone, ma non esiste, non è questo il problema. Ma questa impugnazione di gran parte della legge di stabilità? Perché quando fanno le finanziarie, poi pur di trovare la sintesi con tutti, con la maggioranza, e poi permettono cose che non sono possibili, che non è possibile fare, diventano forzature con profili di incostituzionalità e quindi poi... Perché impugnazioni c'erano sempre state, ma mai comunque così massicce, perché ci sono decine e decine di articoli... Perché poi servono a qualcuno che poi fa i comunicati stampa finanziati 50 milioni, 40 milioni di euro, 60, 100 e poi non arriva niente, sono perché è tutta carta straccia. Sono stati eccepiti... Però serve a fare i comunicati ai deputati di maggioranza. Profili di contrasto non solo con l'articolo famoso 81 della Costituzione per la copertura finanziaria, ma con l'articolo 3, 9, 19, 91, 97, c'è proprio tutto un vasto armamentario di norme che assolutamente sarebbero state violate. Alle coperture finanziarie. Sì, no? Perché poi la mannaia soprattutto è scattata per quello. Cioè... Fondi l'FSC, con il POC. I famosi soldi fittizi, perché non ci sono ancora nel fondo di coesione sociale. Schifani, che guida questo governo della regione, che vinse nettamente e che ha una lunghissima storia politica, sembra in Forza Italia, che è il partito nel quale ha deciso ora di entrare Caterina Chinnici. Ma com'è successo? Non vi siete accorti di nulla? Guardi, io sono veramente... sorrido per non piangere. Cioè perché ci stanno le cose, ne abbiamo anche discusso qui, cioè io sono uno che ha avuto il coraggio, la forza di cambiare, di fare scelte diverse, ma dimettendomi da quello che stavo facendo e poi dicendo da oggi chi mi vuole mi deve votare in questo schieramento e dico è stato così. Ma è possibile che pochi mesi fa, cioè perché è la modalità, 5 mesi fa lei si è candidata contro Schifani, ci ha rappresentato in Sicilia contro Schifani, cioè andarsene poi con Schifani veramente ci viene difficile capirlo, però cioè io non la sento da dopo la campagna elettorale, io ho fatto la campagna elettorale per lei pienamente, lo sanno tutti i miei elettori, lo sa la città perché io poi mi do al massimo, ho creduto in quella campagna elettorale, però mi sono seccato, mi è dispiaciuto più perché non ho ricevuto neanche una telefonata per dire grazie per esserci stato, quindi immaginiamoci, non è arrivato a fare questo, immaginiamoci quanto mi può interessare il fatto che se ne sia andata, e ha avuto, ha ritenuto giusto farlo, io veramente veniva difficile, dopo aver rappresentato un popolo contro Schifani, dopo 5 mesi dire no, ora Schifani è buono, è veramente un po' complicato. In quella... cioè, lo dico io, cioè che ho avuto un percorso che mi ha messo in condizione di fare scelte, ma con un minimo di... Sì, spesso fu rilevato in quella campagna elettorale, visto che è abbastanza recente, risale a 7 mesi fa, che lei parlasse poco, che sostanzialmente non facesse campagna, che stesse in silenzio, ma era già in fase di riflessione. No, questo no, questo non lo voglio pensare, proprio. Cioè, penso che quello sia stato un fatto proprio caratteriale, cioè, lo vedo, l'ho vista in questo senso sempre molto mite, molto introversa anche, no, non penso proprio. Io penso che poi questa cosa è nata ora. È giusto definire, come ha fatto per esempio Anthony Barbagallo, il segretario regionale del Partito Democratico, che Caterina Chinnici entra nel partito di Dell'Utri e Alì. D'Alia. Sì, D'Alia. E ovviamente loro ci sono stati, non so se ci sono ancora, forse Dell'Utri ancora sì. Certo. Anche questo per lei dovrebbe avere
dovrebbe avere un significato, però mi permetto di dire che cioè, la vera forzatura, la vera nota stonata non è neanche questa. Cioè la nota stonata è tu hai interpretato cioè, l'anti-Schifani, cioè la contrapposizione, l'altra faccia della Sicilia. Cioè, non puoi far finta di niente dopo 5 mesi. Cioè, posso capire che tu te ne rendi conto dopo 4 anni, dopo 5 anni, cioè, dopo, cioè, ma no, dopo 4 mesi è veramente difficile. E secondo me è l'elemento cioè, più... Peraltro più siamo brutto. Ad un anno dalla conclusione, quantomeno, della legislatura europea, per cui magari a quel punto concludeva il mandato e poi se voleva fare altra scelta, magari in occasione della candidatura, magari l'avrebbe, come dire, ecco, innestata comunque su un fatto nuovo, no? Elettorale diverso. Invece così, insomma, cambierà gruppo, magari andrà al PPE, non so, cioè al Partito Popolare Europeo. Mi è veramente dispiaciuto, però ecco, fino a un certo punto, perché già... c'era stato un percorso alla fine della legislatura, cioè della campagna elettorale, che proprio era scomparsa così. E allora, che succede all'aeroporto di Comiso con questa scelta della Ryanair di cancellare la propria presenza, che peraltro era l'unica nello scalo di Comiso, perché senza di essa l'aeroporto non credo che possa esistere, perché è difficile che ci siano condizioni di mercato tali per cui grandi altri operatori decidano di operare su Comiso. Ma la questione Comiso è... va collegata, intanto va scollegata a questa diatriba, a questo litigio tra SAC e... il Ryanair, non è questo il tema. Si cerca di enfatizzare questo tema, questo argomento, per nascondere quello che è invece il vero problema. Qual è il problema? La mancanza in Sicilia di una strategia politica, ovviamente, in riferimento agli aeroporti minori. Gli aeroporti minori sono destinati a chiudere sempre in perdita, proprio per le caratteristiche che hanno e per la tipologia che hanno. Per questo nelle altre parti del nostro paese hanno, e qualcosa anche in Sicilia, hanno i governatori, succede in Piemonte, è successo in Puglia, ma anche in altre regioni, ci hanno messo su una strategia complessiva a sostegno dell'aeroporto minore. In Sicilia tutto questo non esiste, non è esistito. Cioè, in particolar modo in questi ultimi anni, dopodiché... gli aeroporti minori sono lasciati al loro destino o al sostegno dell'assessore di turno in base ai territori. Che significa? Negli ultimi anni c'è stato Turano, per non fare nome e cognome, che non è mai il caso, assessore del governo Musumeci. Turano ha fatto finanziare per più riprese Trapani, che oggi conta 24 tratte. Lei deve pensare, anche chi ci ascolta, questo io l'ho detto... Peraltro lì azionista è la regione siciliana. Io l'ho detto questa cosa nel sit-in che abbiamo avuto a Comiso. Noi, se avessimo dentro tutto quello che avevamo con Ryanair, ne avevamo 8 o 9 tratte. Cioè già, che ora non abbiamo, a Trapani 24 tratte. Cioè quindi... e la mancanza di una strategia complessiva lasciata al politico, all'assessore di turno o al deputato di turno ha messo in condizione un poco Trapani di crescere, ma Comiso di morire. Però a proposito dei cosiddetti aeroporti minori, sì. Comiso ha una società di gestione che è la stessa dell'aeroporto di Catania, che è il terzo aeroporto italiano, no? Sì. Quindi forse ci vorrebbe una strategia della regione sull'intero sistema aeroportuale siciliano di tutti e 6 gli aeroporti, in modo tale che ci fosse maggiore capacità di contrattazione. Perfetto, è quello che ho detto, ma in particolar modo non solo degli aeroporti, cioè un discorso sono gli aeroporti, cioè una strategia per gli aeroporti siciliani, una strategia particolare per gli aeroporti minori, che sono Comiso, Lampedusa, Pantelleria, Trapani. Ci vuole una strategia complessiva, perché gli aeroporti, mentre gli aeroporti più grandi camminano sommato con le loro gambe, la strategia di aiuto, di finanziamento e di sostegno va data agli aeroporti minori. Però purtroppo anche questo manca, è mancato, e mancando
poi alla fine ci ritroviamo in situazioni come Trapani, che la maggioranza, a Comiso, quando c'era Crocetta, io sono riuscito a portare 6 milioni di euro per le tratte, non so se lo ricorda, di cui 3 milioni li hanno fatti perdere. Non solo non li hanno spesi, li hanno fatti perdere. Allora ero in maggioranza e dall'opposizione sono riuscito a far finanziare il cargo, il progetto esecutivo del cargo nel 2018. Allora c'era la Soaco. Perfetto, perfetto. Cosa, anche su questo sento spot, ma ancora il progetto esecutivo non lo vedo. Non, ci sono, non c'è stata questa maggioranza e questo, il precedente governo e l'attuale sull'aeroporto di Comiso. Speriamo che ci sia. Noi ci stiamo allora c'era la Soaco che gestiva l'aeroporto di Comiso, oggi non c'è più e il comune di Comiso è azionista per lo 0,18% della SAC. Sì. Però ecco, la questione, a prescindere dalle gestioni, serve, è un servizio pubblico, e se un servizio pubblico, anche se gestito da terzi, non funziona o rischia di essere compromesso, è la politica che esercita il ruolo. Quello che oggi c'è, il problema è questo, è quello che io cerco di fare, sto cercando di fare con molta solitudine, da quello che si vede, come spesso mi accade, di far capire al governo che devono mettere su una strategia. Chiaro, è chiarissimo tutto il discorso generale, ma dentro questo quadro complessivo di criticità c'è qualche censura, obiezione o contestazione che si possa muovere per esempio alla SAC, no? Rispetto magari al fatto che Comiso magari gli interessa poco e chissà, magari se accadeva invece su Catania forse la sua capacità di farsi valere sarebbe stata diversa. Loro è chiaro che le società di gestione, cioè, investono quello che hanno, ma questo vale... Cioè, pensate, è stato motivo di polemiche, che in Puglia in 10 anni per gli aeroporti di Brindisi, gli aeroporti, sapete quanto sono state investite? 170 milioni di euro. Cioè, perché ci vogliono, non ce la possono fare le società di gestione a investire risorse. Purtroppo anche su questo vanno investite risorse. Tutto il servizio, cioè noi quanto paghiamo per garantire il servizio dei traghetti verso le isole minori, agli scafi e traghetti, noi paghiamo un mare di soldi, milioni e milioni di euro. Perché? Perché sono servizi pubblici che comunque vanno garantiti. Cioè la stessa cosa vale per gli aeroporti minori, ce lo dobbiamo mettere in testa. Cioè vanno, e non è facile anche, vanno trovate modalità corrette per poter investire e sostenerle. Cioè, non si può pensare di lasciarle solamente la gestione delle società di riferimento, perché poi faranno quello che possono fare. Ci sono state iniziative anche del Partito Democratico in sede politica e assembleare, anche una manifestazione. Ho fatto un sit-in a Comiso, partecipati i dirigenti, qualche cittadino, poi al solito... Sui social succede, si scatena, distruggiamoli, ammazziamoli, facciamoli, lottiamoli, poi al solito armiamoci e partite. Quindi, ma questo purtroppo... E poi ho chiesto la convocazione della Commissione Trasporti, di cui faccio parte, è venuto l'assessore, ha partecipato, ha assunto una serie di impegni. Giustamente gli dice, ma io da poco che ci sono, cioè, io so, ma la continuità col governo c'è. Dice, comunque ha detto che stanno lavorando celermente sulla continuità territoriale, promettendoci che la maggior parte delle risorse dovrebbero cadere su Comiso e lì dovremmo recuperare 2-3 tratte. Alla fine, da quello che loro prospettano, si potrebbe arrivare a 5-6 tratte. Però io dico, se senza un progetto complessivo e una strategia complessiva, è un impegno anche economico, certo. Noi
li perderemo questa Certo, potenzialità degli peraltro, aeroporti. concludiamo, cioè, siamo esattamente a 10 anni dopo l'avvio dell'aeroporto. Nessuno pensava che 10 anni fa oggi saremmo stati in questa situazione, perché siamo peggio che al punto di partenza, sostanzialmente con una eterna precarietà, con una idea di difficoltà di sopravvivenza, altro che di sviluppo, di consolidamento e di espansione. E questa è veramente una Beh, il grande motivo occasione perché io nel perduta. 2018 ho pensato di rendere più concreto il cargo, quando allora ho fatto finanziare il... Ma anche su questo sono passati 5 anni e ancora non abbiamo risposta. Cioè, un progetto esecutivo devono fare. Finanziato, non è facile ricevere un finanziamento per un progetto esecutivo. Per giunta 2018-2019 siamo qua, stiamo aspettando. Bene, grazie a Nello Di Pasquale, deputato all'Assemblea regionale siciliana del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato così in ultimo di alcune questioni che chiamano in causa le istituzioni regionali, per esempio la questione dell'aeroporto di Comiso e di questo disimpegno di Ryanair. Vediamo un po' poi che sviluppi ci saranno, ma anche di altre questioni, la legge finanziaria, le situazioni per il territorio, e poi ampiamente abbiamo parlato anche delle elezioni comunali che in Sicilia saranno il 28 e il 29 maggio prossimo. Grazie a Nello Di Pasquale, Grazie. grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con fatti e opinioni.